mi sembra doveroso, prima di iniziare questa nostra conversazione, ringraziare per l'invito il Vescovo, la Caritas, che attraverso il Vescovo di Pescara Tommaso mi hanno raggiunto e mi hanno chiesto di essere qui in mezzo a voi questa sera. Vi dico prima, non conoscendo né il luogo né la regione, non essendo mai venuto, pensavo semplicemente che facevo una conferenza perché è l'annuncio, credo, del Vangelo e voglio essere eco del Vangelo. Ma poi arrivando qui, devo dire, mi è accresciuta la gioia per vedere anche il vostro luogo. Posso dire, spero che mi capiate, il vostro essere così isolati in questa campagna, essere una realtà non grande, mi ha reso particolarmente contento di parlare questa sera con voi della misericordia del Signore. E quindi ringrazio il Signore che nelle mie peregrinazioni, che quasi sempre toccano grandi città o alti luoghi, mi muovo così, stasera sono qui, domani a Pescara, dopodomani parto, ho tre conferenze a Parigi e a Lione, giovedì, venerdì e sabato, sabato sera ho già di nuovo una conferenza a Milano, ma essere qui a Trivente, in questo piccolo luogo, in questa piccola realtà, dove però c'è una chiesa, ci sono i cristiani, mi rende particolarmente contento di essere qui con voi. Mi diceva Tommaso, troverai non una grande realtà, ma vi devo dire che non cerco grande realtà. A me quello che interessa è che il Vangelo risuoni e che io sia capace di annunciarlo con una certa convinzione. Non dico neanche forza, perché questa dipende dal Signore, ma che almeno sia convinto di quel che dico e poi il Signore farà il resto. E grazie delle parole di presentazione, l'applicazione delle parole di Ignazio di Antiochia, a me indubbiamente non ne sono degno, ma perdono questo peccato di amicizia. Il tema della misericordia ci sembra molto nuovo, anche se in realtà la Chiesa ha sempre tenuto la misericordia come un tema centrale della vita cristiana, indubbiamente. Vi basti pensare che nel Medioevo, proprio per ricordare ai cristiani semplici che la misericordia è decisiva nel seguire il Vangelo, si inventarono, e divenne una formula che tutti conoscevano, le sette opere di misericordia corporale. Io appartengo ancora a una generazione che, questa era una domanda del catechismo da imparare a memoria, quali sono le sette opere di misericordia? E le sapevamo allora, ma questa, vedete, preoccupazione della Chiesa di metterle tra le formule del catechismo ci mostra come la Chiesa ha sempre capito che la misericordia nel cristianesimo è decisiva, è centrale. Nello stesso tempo, però, la Chiesa negli ultimi tempi restava poi di fronte alla misericordia timida. Cos'è successo? Non dobbiamo certamente questa sera rifare la storia, ma la Chiesa, resta vero che dal 1500 in poi, col Rinascimento, quando gli uomini hanno cominciato a voler fare una strada senza di lei, la Chiesa ha patito questo distacco dei suoi figli e non ha facilmente trovato una formula di dialogo, di attenzione
a quelli che eventualmente sceglievano vie autonome da lei, le vie della scienza prima, le vie della politica subito dopo nel Settecento, le vie dell'intelligenza con la Rivoluzione francese e poi con delle vie di società con le ideologie. Ecco, la Chiesa si è sentita sempre più abbandonata. E quando uno si sente abbandonato facilmente sente il bisogno di mettersi delle mura attorno, di proteggersi e poco per volta diventa una cittadella che ha difficoltà poi a leggere, a capire cosa succede fuori dalle mura, a dialogare con quelli che sono fuori del suo spazio e diventa così molto severa. La parola esatta è intransigenza ed è una parola di cui il cattolicesimo si vantava fino a qualche poco tempo fa, l'intransigenza cattolica, che significava tante cose. Significava il primato assoluto della legge, sempre. Significava un certo rigorismo nell'applicazione della legge all'interno della Chiesa. Significava anche avere qualche volta un atteggiamento combattivo, non solo militante, verso quelli che stavano fuori del suo spazio. Non a caso all'interno di questa parabola è significativo che un Papa, Papa Gregorio XIV, abbia finito per scrivere un'enciclica le cui prime parole sono «Virgam compescere, è venuto tempo di usare il bastone». Pensate se il Papa scrivesse adesso una enciclica, è venuto il tempo di usare il bastone nella Chiesa. Magari c'è qualcuno che vorrebbe, ma... Ecco, questo tempo ha cominciato a tramontare con Papa Giovanni. La mia generazione lo sa bene perché ne è stata testimone. L'11 di ottobre del 62, aprendo il concilio, proprio Papa Giovanni dice: è venuto il tempo in cui la Chiesa non vuole ricorrere alle armi del rigore, dell'intransigenza, ma vuole usare la medicina della misericordia. Questo, dobbiamo dirlo, è stata l'apertura di una nuova fase della Chiesa, che ha significato poi il concilio, un concilio senza condanne, un concilio in cui la Chiesa si è fatta misericordiosa, una Chiesa dialogante col mondo, una Chiesa che Paolo VI voleva più libera al suo interno. Ci sono delle pagine di Paolo VI che, ohimè, ritornano adesso, dopo che sono restate sepolte 40 anni, quasi con paura le si citava, e poi dei momenti in cui a fasi alterne, momenti in cui si pensava alla misericordia, momenti in cui si aveva paura di essere troppo misericordiosi e di prestare dunque spazio alla possibilità dell'indisciplina o addirittura del disfacimento della dottrina. E insomma, certamente Giovanni Paolo II, con tutte le sue contraddizioni, ma aveva avuto nella sua esperienza polacca un messaggio di misericordia legato soprattutto all'esperienza di una suora. Questa suora l'aveva toccato in modo particolare. Lui ha voluto la seconda enciclica del suo pontificato sulla misericordia, è un bel testo teologico sulla misericordia. Volle addirittura, su questo io sono un po' meno d'accordo, a istituire una domenica della misericordia. Sono meno d'accordo perché le domeniche sono sempre giorno del Signore in liturgia, se continuiamo a mettere sempre qualcosa non ci sarà più una domenica normale. Ma l'intenzione era buona, era far capire che è urgente la misericordia nella Chiesa. E poi Papa Francesco, che dall'inizio fino ad ora continua a martellare sulla misericordia fino a istituire quest'anno giubilare
il primo con un tema vero e proprio, la misericordia. Ora, io devo dire che non sono di quelli che imitano il canto del Papa, non sono uno di quei galli che lo seguono. Io ho molto rispetto, ma sulla misericordia, chi mi conosce da sempre, per varie ragioni, ho sempre insistito. Quindi quel che vi dirò è veramente quello che penso a partire dalla mia esperienza cristiana. È sempre stata così. Tommaso, che mi conosce ben dal 77, perché abbiamo passato un tempo insieme a Gerusalemme, sa bene che quella è sempre stata la mia ossatura. Non per un vezzo personale, ma semplicemente perché c'è una verità in quello che diceva prima il Monsignore presentandomi. Io ho sempre ascoltato tutti. Vengo da una realtà contadina, povera, del Monferrato. Sono sempre stato in mezzo alla gente, ancora adesso continuo ad essere in mezzo alla gente. La mia più grande gioia è quando sto in mezzo alla gente in forma anonima, il che è sempre più raro. Ma ci sono luoghi in cui non mi conoscono e io sto in mezzo a loro, li ascolto e sto bene, perché imparo di più dalla gente che non da tutte le altre cose. E allora vorrei dirvi soprattutto cosa la parola di Dio ci dice della misericordia e perché è veramente decisiva in Gesù Cristo. Sarò semplice, ma poi se c'è un momento di tempo per il confronto, là, se mai fossi oscuro o se sorvolassi su temi che vi sono particolarmente cari, abbiate la semplicità poi dopo di intervenire e di chiedermi spiegazioni. Comunque, guardandovi in faccia, avete tutti i diritti di aggrottare gli occhi e le ciglia e io capisco che in quel momento sono troppo difficile e cercherò di essere più semplice subito. Innanzitutto, il termine della misericordia è tra i più presenti nella Bibbia, già nell'Antico Testamento. Non pensate a quello che si dice normalmente, che il Dio misericordioso è solo nel Nuovo Testamento e solo rivelato da Gesù Cristo. È una grave falsità. E spero di dirvi innanzitutto l'annuncio della misericordia nell'Antico Testamento. E per dire misericordia, però, c'è un grappolo di termini nell'ebraico. L'ebraico è molto più ricco che non l'italiano e ha tutte sfumature, quindi noi traduciamo misericordia alcuni termini, io non vi sto a ripeterli in ebraico per non affaticarvi, ma se voi sentite il suono lo lasciate cadere, non è che lo dovete registrare. Un primo termine che indica la misericordia è il termine rechem, che significa utero. Perché lo stesso termine indica misericordia e utero? Perché l'utero è lo spazio che la donna ha per l'altro. Pensateci bene, noi uomini non abbiamo dentro di noi uno spazio per l'altro. Solo le donne hanno uno spazio per l'altro. E solo le donne hanno un sentimento naturale, viscerale, di sentire un altro dentro di loro. Noi uomini non possiamo avere quel sentimento. Le donne lo sentono a tal punto che sentono se il bambino in loro soffre o se il bambino in loro fa una vita felice che potrà essere un giorno un venire al mondo. Ecco, il primo termine, che è il più importante, è proprio questo. Misericordia come sentimento viscerale, come una pulsione che naturalmente emerge dentro, emerge come sentimento, come emozione che ci scuote e che ci porta a un atteggiamento benevolo verso l'altro. Vi do un esempio su quel che possiamo provare tutti.
quando voi per strada incontrate un ragazzo in carrozzella handicappato, c'è poco da fare, voi sentite un fremito dentro. Vi viene da dire non è giusto, sentite una reazione. Ecco, quello è il primo termine per dire la misericordia. Quindi un sentimento tipicamente femminile e materno. Poi c'è un secondo termine, chesed in ebraico, che va tradotto con misericordia, si può anche tradurre col termine amore, ma che indica piuttosto un sentimento che viene nutrito, un sentimento consapevole, un sentimento di cui si è responsabili e che viene costruito, un sentimento che è tipicamente paterno, tipicamente maschile. Quindi vedete, abbiamo già due termini per indicare la misericordia, uno femminile e l'altro piuttosto maschile paterno. Infine ce n'è un terzo, hen, il quale indica un sentimento di amore che non va meritato, completamente gratuito. Ecco, vedete, questi tre termini, ce ne sarebbero poi almeno due altri, ma hanno una frequenza molto rara nell'ebraico. Invece questi tre, che sono molto attestati decine e decine di volte, vi dicono bene quando noi diciamo misericordia che cos'è. Un sentimento viscerale, addirittura potremmo arrivare a tradurre compassione. Con passione, soffrire insieme. Attenzione, non il termine compassione, noi ne indichiamo uno che è in alto verso chi è misero e in basso. No, questo è un sentimento paternalista, non è un sentimento serio. Compassione è cum passio, soffrire con l'altro. Quindi questo sentimento. Il secondo, vi ho detto, molto più paterno, indica un sentimento tenace, fedele, e il terzo però gratuito. In latino normalmente si traduceva misericordia e misericordia. Il terzo termine veniva anche tradotto in latino col termine grazia. Un termine che quando io ero piccolo era sempre presente sulle labbra della predicazione della Chiesa, al catechismo, i preti nel predicare. La mia generazione ha avuto una tale reazione verso la grazia che adesso più nessuno parla più della grazia, perché la gente non capisce più che cosa sia. Ma che cos'è la grazia? È l'amore di Dio che non va meritato. Grazia, ricordatelo, è legato a gratuità, un amore che non va meritato. E noi facciamo difficoltà a pensare a un amore che non ha mai meritato. Eppure la misericordia si compone di queste tre sfaccettature: amore materno, amore paterno, amore gratuito. Ecco che cos'è il termine misericordia. Il primo testo, che è il più importante, che ci dice dove sta la misericordia, è un testo in Esodo al capitolo 33-34. Mosè, voi sapete, chiamato da Dio a liberare il suo popolo, ormai l'ha portato fuori dall'Egitto, ormai sa che è venuta la sua fine. Prima di morire chiede a Dio: Signore, fammi vedere il tuo volto, fammi vedere il tuo volto. Ha parlato tante volte a nome di Dio. Nella Bibbia sta scritto che Mosè parlava con Dio come un amico, ma poi non era vero, perché non aveva mai visto il volto di Dio. Allora gli dice: Signore, fammi vedere il tuo volto. Dio gli dice: no. Nessuno può vedere il mio volto e restare in vita.
il mio volto lo si vede al di là della morte. Però io ti faccio il dono più grande, io ti darò il mio nome. Ed è bellissima questa pagina, calcolate che è un testo di 3.000 anni fa, quindi può risultare un po' rozzo, qualcuno di voi dice beh, è un testo un po' infantile, teologico, ma è la maniera dell'uomo di esprimersi di 3.000 anni fa. Dio gli dice, senti, tu sta nella caverna, io ti passerò davanti, con una mano ti chiudo la faccia che tu non mi vedi e dirò il mio nome, lo farò risuonare. E poi una volta che io sono passato, levo la mano e tu mi vedi le spalle. Esattamente in ebraico è vedrai il dopo di me. Cioè di Dio vediamo sempre nulla direttamente, ce ne accorgiamo dopo che è passato. San Gerolamo, quando deve tradurre in latino questo testo dell'Esodo, lui era molto intelligente ma anche molto qualche volta ironico, scrive nella Vulgata «Et Moises vidit deteriora Dei». Gli ha visto il di dietro. Ma è importante il nome, Dio passa e esclama il suo nome, e io ve lo dico tale quale. Il Signore, Dio misericordioso e compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore e nella fedeltà. Ecco, fermiamoci qui, sono gli attributi di Dio. Gli attributi di Dio sono misericordioso e compassionevole, o addirittura potremmo dire compassionevole e misericordioso, perché i due termini ebraici sono rancum veinun, cioè quelli che vi dicevo prima, rechem, la derivazione, en. Allora, il nome di Dio porta questa caratteristica. Innanzitutto è misericordioso. Secondo è compassionevole, capace di un amore gratuito, poi ricco nell'amore, nella fedeltà, così via. C'è anche poi qualche volta, non lì, ma in altri luoghi dove il nome di Dio risuona, il termine giusto. Ma attenzione, già i rabbini dicevano, la giustizia sta all'ombra della misericordia. Perché la misericordia prevale sempre sulla giustizia. Pensate agli errori, quante volte nella Chiesa, se si parla di Dio misericordioso, avrete sentito qualcuno che pensa di essere più teologo della Bibbia. Dice, sì, però è anche giusto. No, nella Bibbia Dio è soprattutto misericordioso. Sarà anche giusto, ma già i rabbini dicevano l'attributo giusto viene molto dopo e comunque la giustizia di Dio sta all'ombra della misericordia. Prima di tutto Dio è misericordioso. Chi ha capito bene questo è un profeta, Osea, la cui vita, lo sapete, è una vita straordinaria. La vita dei nostri preti e dei nostri vescovi è dura. Ma il profeta Osea, poverino, l'ha avuta più dura. Perché Dio gli dice, adesso tu ti sposi una prostituta, pensate, se lo chiedesse a qualcuno di voi. Fai dei figli da questa prostituta. E lui lo fa. Poi questa prostituta scappa da casa, va con degli amanti, e Dio gli dice, adesso la ripigli di nuovo con te. Insomma, l'ha sposata già prostituta, lei se ne va. Ritorna che ha fatto figli dagli altri e la deve ripigliare. Questa vicenda del profeta è vissuta come vicenda di Dio. Dio che ha sposato un popolo che era un popolo di dura cervice, che era un popolo peccatore, l'ha preso in alleanza, poi questo popolo è tornato a peccare, si è dato all'idolatria, a quella che i profeti chiamano prostituzione, ma Dio lo riprende. E in Osea Dio dice, io voglio ripigliare la mia sposa, la voglio riportare nel deserto, forse mi ascolterà come nel primo amore. Ma tutto questo è la vicenda che
va spiegata, ma poi invece c'è un testo in Osea straordinario, anzi due. Il primo testo di Osea che è straordinario è un oracolo in bocca al Signore. Ebbene, in questo oracolo il Signore arriva a dire, perché è molto importante che voi capiate questo, arriva a dire, sta guardando Israele, il popolo è diventato infedele. E Dio dice, ecco, ha rotto l'alleanza, ha peccato, quindi a causa della giustizia io devo rompere l'alleanza. Ma un sentimento si rivolta nel mio cuore. Ah no, io sono il santo, non sono un uomo, come potrai abbandonarti, popolo mio? Dove, vedete addirittura, pensate questa lettura che riesce a fare il profeta di un soliloquio di Dio che ha questa esperienza dentro in cui la voce della giustizia gli dice il popolo è infedele, l'alleanza è rotta, la devi rompere anche tu, ma prevale in lui perché il suo cuore si rivolta un sentimento di misericordia che gli dice no, io devo perdonarti lo stesso. E lì è importante perché il Signore dice io sono il santo, non un uomo. Dove già i rabbini fanno notare allora se lui dice non sono un uomo che guarda la giustizia ma sono il santo che lascia vincere la misericordia, la santità di Dio si manifesta innanzitutto nella misericordia. Ma c'è un secondo testo in Osea talmente importante che Gesù l'ha ripreso due volte. È l'unico caso che un testo del Nuovo Testamento è sulle labbra di Gesù due volte in due contesti differenti. Ed è il testo di Osea, al capitolo 6, versetto 6. Lì Dio dice, io voglio misericordia, non sacrifici. Voglio conoscenza di Dio, non olocausti. Ebbene, per la legge ebraica di costruzione letteraria, quando si vuole affermare una cosa, la si afferma in due righe e con vocaboli diversi. Voi qualche salmo lo direte, vi renderete conto, qualche volta vi siete detto, ma perché non c'è mai una riga sola? Una cosa si dice una riga e poi per fare un versetto la stessa cambia qualche parola. E anche qui, attenzione, voglio misericordia, non sacrifici, voglio conoscenza di Dio, non olocausti. Gli olocausti sono i sacrifici completi, non c'è altra differenza. Ma allora questo mi istituisce un'identità tra misericordia e conoscenza di Dio, data Adonai. Il che mi fa dire che la conoscenza di Dio si ha solo quando si conosce la sua misericordia. E qui noi abbiamo tutta una serie di commenti già dei rabbini che dicono chi non conosce la misericordia di Dio non conoscerà mai il vero Dio, mai il nostro Dio. Perché la data Adonai, la conoscenza di Dio, è un'esperienza passiva della misericordia di Dio su di noi. È l'esperienza che ha fatto Pietro quando, chiamato da Gesù, gli ha detto, Signore, tu sei il santo, allontanati da me che sono peccatore. Ecco, è la prima esperienza vera di Dio. Noi non conosciamo Dio quando Dio fa un miracolo, quando Dio fa una grande cosa. Queste possono ingannare, ma lo conosciamo quando Dio ci fa misericordia. Ecco perché la prima esperienza che la Chiesa vuole che faccia chi diventa cristiano è il battesimo per la remissione dei peccati, cioè un'esperienza passiva della misericordia di Dio, talmente passiva che la Chiesa si è convinta dopo qualche secolo a dare il battesimo ai bambini, per dire lì non è che decide il cristiano
come diciamo noi, ma uno se ha una maturità, se ha la maggiore età, accetta il battesimo. No, semplicemente deve accettare il dono. Dio fa tutto come nel battesimo dei bambini, cioè fa il dono della sua misericordia, la quale è sempre anche perdono e remissione dei peccati. Ebbene, Gesù significativamente due volte cita questo versetto, vi ricordate, rivolgendosi ai legalisti, agli incalliti della legge, a quelli che lo rimproveravano di violare la legge. E una volta dice: andate, con molta forza e molta severità, andate e prima imparate che cosa vuol dire voglio misericordia, non sacrificio, voglio conoscenza di Dio piuttosto che olocausti. E l'altra, questo in Matteo 9,13. E ancora in Matteo 12,7, se aveste capito, ma non l'avete capito, voglio misericordia, non sacrificio, voglio conoscenza di Dio, non olocausti. Dove significa che Dio si attende da noi come prima cosa la misericordia. Prima ancora dei gesti di culto. Guardate che ve lo dice un monaco che passa ogni giorno 3 ore nella liturgia delle ore e nell'Eucaristia, quindi so bene quanto è importante la liturgia. Ma la liturgia è importante perché è un mezzo, perché ci trasmette la misericordia. Ma se la liturgia non mi trasmette la misericordia di Dio e non mi rende più misericordioso, è falsa, via, via. Il Signore vuole la misericordia più che la liturgia, i sacrifici. Vuole la misericordia più che gli olocausti. Sarebbe facile di lì andare subito alla fine dei discorsi di Gesù, dove vi rendete conto, è qualcosa che mi scandalizza, la pagina di Matteo 25. Nel giorno del giudizio, andate maledetti nel fuoco eterno, non è rivolto perché non siete venuti a messa, perché non avete pregato, perché non avete detto che Dio esiste. Non c'è, è inutile. Andate maledetti perché avevo fame, non mi avete dato da mangiare, avevo sete, ero in carcere, ero nudo, ero malato. Cioè noi decidiamo la salvezza nei rapporti con gli altri. E secondo Matteo 25 i peccati che ci mandano all'inferno sono peccati di omissione, notate bene. Non avete fatto questo ogni volta che avete incontrato un povero, un bisognoso, un malato, un carcerato. Cioè le opere di misericordia prese di lì. Poi la Chiesa ne ha aggiunto una, ed è bene che l'abbia aggiunta, a seppellire i morti, che l'ha presa dal libro di Tobia, perché Gesù lì non la dice. Ma le altre 6 sono prese da Matteo 25. Ecco allora che vi ho tratteggiato già come la misericordia di Dio fa parte del suo nome, è l'atteggiamento di Dio, ci dice Osea, ma poi lo ripeterà in una maniera ancora, oserei dire, più martellante, sia Geremia che il profeta Isaia, il secondo Isaia. Quando addirittura Dio è come una madre, ti portavo alle guance, avevo misericordia di te da tenerti in braccio, ritorna l'amore come sentimento materno, oppure io ti conducevo per mano, il sentimento paterno, oppure ma io vi perdonerò i vostri peccati, non li guarderò più. Dove è l'amore immeritato? Non abbiamo meriti per meritare l'amore di Dio. E per farvi capire però come tutto questo sia sempre difficile da noi a capire, io penso a tante mamme, almeno nella generazione in cui c'ero ancora io bambino, che quante volte in buona fede, povere donne, in buona fede, non ne hanno colpa, dicevano al bambino: sta buono,
perché altrimenti se non sei bravo Gesù non ti vuol più bene. È la bestemmia più grossa che si può fare contro il cristianesimo. Perché allora si introduce che l'amore di Dio va meritato. No, l'amore di Dio non va meritato. È sempre disponibile, è sempre un dono, basta accogliere il dono. E allora è qui che vi voglio dire alcune specificazioni che certamente ha fatto Gesù sulla misericordia. Innanzitutto, la prima, direi, rivelazione che Gesù ha fatto è che la misericordia significa solidarietà coi peccatori. Se voi leggete i testi sacri delle varie religioni, là dove si parla del fondatore della religione, la sua vita, normalmente viene introdotta la vita con un grande segno, un grande miracolo. Cioè questo personaggio, Buddha possiamo fare, ma non vi faccio tutta la catena, a un certo punto Buddha ha fatto una grande predica che ha entusiasmato tutti i monaci. Questo è stato il suo apparire tra la gente. I Vangeli ci dicono che Gesù per prima cosa che ha fatto si è messo in una fila di peccatori per andare da Giovanni Battista a chiedere il battesimo. Non so se avete mai pensato che tutti i Vangeli si aprono lì. Gesù, che non ha peccato, si mette in una fila di peccatori che andavano dal Battista a chiedere il battesimo per la remissione dei peccati. La cosa è talmente scandalosa che nel Vangelo di Matteo viene registrata in un rifiuto del Battista. Come? Tu vieni a chiedere il battesimo, sono io che devo essere battezzato da te. E Gesù gli risponde secco, conviene per noi compiere ciò che è secondo Dio, la vera giustizia. Vedete la solidarietà coi peccatori. Gesù che si mette dalla nostra parte, solidale con noi, lui che non aveva peccato. Certo, Paolo arriverà a dire con una formula teologica ardita, fu fatto peccato per noi. Ma guardiamolo al di là delle formule teologiche nell'esistenza. Si è messo in una fila di peccatori. Ecco, voi vi immaginate qui la crisi di Giovanni il Battista. Giovanni Battista, fedele alla parola di Dio, ha annunciato che sta ormai alle porte il giudice, il quale tiene in mano il ventilabro. Ormai la sua scure è alle radici degli alberi, ogni albero che non dà frutto è tagliato e buttato nel fuoco. Ormai c'è il vento che porta via la pula e tiene il buon grano. Dice che proprio Gesù è colui che deve venire. E poi Gesù non fa nessun giudizio, sta in mezzo ai peccatori, alloggia tra loro, mette peccatori nella sua comunità, frequenta prostitute, sono parole del Vangelo. Giovanni Battista è impressionato. Certamente ha avuto una crisi di fede che noi non riusciamo neanche a capire nella sua profondità. Perché lui ha annunciato ciò che Dio gli aveva detto fino alla fine, rinunciando alla sua personalità a favore di Gesù, dicendo io sono voce, voce, non sono nient'altro che una voce, ma non sono io né il Messia né il profeta escatologico, no, no, no. E poi è in carcere, sta facendo una fine miserrima, ormai sa che la morte è vicina, che Erode lo ucciderà, e gli dicono ma Gesù sta in mezzo ai peccatori. E allora Giovanni, con la sua grandezza di fede, ecco perché Gesù dirà nessuno è più grande di Giovanni Battista, dice beh risolvo il problema lasciando risolvere a Gesù.
mando due dei miei discepoli che gli chiedono: sei tu che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? E quello che dirà lui va bene per me. E Gesù dice: andate a dire a Giovanni ciò che vedete. I sordi odono, i ciechi vedono, la buona notizia è annunciata ai poveri. E Giovanni dice no, è lui. Fa l'atto di fede ancora e va verso la morte. Non a caso la sua passione e morte è raccontata nel Vangelo, quasi una profezia di quella che avrà Gesù. Ma voi vedete la misericordia che Gesù incarna, scandalizza Giovanni. Ma a questo punto Gesù sceglie innanzitutto i peccatori cui parlare, li frequenta, va a cena, si siede a tavola con i peccatori. E gli uomini religiosi sono scombussolati da questo. Ma sapete, non parliamo degli altri. Con ogni probabilità, se ero io in quel tempo, fatto il parallelo, sarei stato un monaco di Qumran e avrei patito scandalo anch'io, dicendo: ma come? Noi monaci qui nel deserto siamo lontani da tutti per essere bravi, e questo qui passa la notte con peccatori, mangia a tavola con loro, noi che mangiamo cavallette e miele selvatico, ma com'è sta facendo? E i giusti sono scandalizzati da Gesù e gli dicono: mangia coi peccatori. Attenzione, questa parola orribile che continuano a tradurre nella nostra Bibbia, dovrebbero vergognarsi i traduttori, pubblicani. Pubblicani, voi non capite neanche cosa siano, bisogna spiegarvelo ogni volta. Pubblicani significa peccatori manifesti, quelli che pubblicamente sono peccatori, che si sa la loro vita di peccati. E tra loro, una volta con questo termine, c'erano le prostitute, perché le prostitute una volta si vedevano, adesso si vedono più. Sì, sono nascoste la maggior parte. Ma una volta, quando ero piccolo, mi ricordo, ce le andavano, portavano a vedere, si vedevano, erano nei crocicchi in città, si diceva e si vede, poi le riconoscevamo tutti, non c'era possibilità. Ecco, pubblici, Gesù preferiva quelli rispetto ai giusti monaci di Qumran, rispetto ai legalisti teologi esperti in scrittura e rispetto ai sacerdoti, i dottori della legge. Perché li preferiva? Anche a questa domanda dobbiamo avere il coraggio di rispondere. Li preferiva perché forse era complice dei loro peccati? No. Perché forse i peccati di questa gente piacevano a Gesù? No. Gesù aveva capito una cosa: che quando uno è un pubblico peccatore, cioè, ripeto, che si vede che è peccatore, dentro di sé prova tanta vergogna. E quindi almeno il sentimento della vergogna è presente in lui e gli chiede di cambiare vita. Invece i giusti, quelli come me che sono monaci, sono esemplari. Nella chiesa ci guardano, è un monaco, un prete. Abbiamo i peccati come gli altri, solo che li abbiamo nascosti, credetemi. Questa è l'unica differenza. E siccome li abbiamo nascosti, i peccati ce li teniamo, non ci viene mai voglia di convertirci. Una prostituta che è disprezzata da tutti, prima o poi vuole cambiare vita, come le prostitute del Vangelo. Ma chi invece sta bene, continua a fare i peccati, ma nessuno lo vede, state tranquilli che è incoraggiato a tenerli finché campa, tutta la vita. Perché noi uomini, sapete per cosa, quando noi detestiamo i peccati, quando ci fa male alla salute e quando gli altri se ne accorgono e abbiamo vergogna. Ma se un peccato non ci fa male alla salute, ricordatevi, e gli altri non lo vedono, lo accudiamo e riusciamo a convivere sempre. Questa è la ragione per cui Gesù preferiva i peccatori, non perché amasse il loro peccato, ma capiva, come in quella prostituta che lui ha incontrato, che si è
messa rannicchiata ai suoi piedi, e non a caso il fariseo che l'aveva invitato a pranzo ha detto: sto qui se si lascia fare tutte queste cose che le prostitute fanno ai clienti, lavargli i piedi, profumarlo per poi andare a letto, perché questo era il rito di questo, o è furbo o è scemo o uno che ci sta. E invece Gesù gli dice: hai capito nulla, Simone. Questa, quel che lo fa sempre per denaro, per me l'ha fatto gratuitamente, semplicemente perché ha capito che l'incontro con me poteva riscattarla dalla sua vita di peccato. Ecco, vedete allora la misericordia di Gesù in tutto il suo atteggiamento, e potrei continuare a lungo, ma vi basti dire l'inizio che v'ho dato, la fila dei peccatori per chiedere il battesimo, tutta la sua vita incontrando peccatori e avendo le mormorazioni di scribi e farisei, e la finale, muore annoverato tra due malfattori. E uno di quelli è il primo che entra nel regno dei cieli, non dimenticatelo. Accanto a questo, che è l'atteggiamento, il fare, potete vedere l'insegnamento. Allora, per l'insegnamento, certo, riassumo molto, ogni cosa potrebbe avere, come avviene in altre occasioni, addirittura un'intera riflessione fatta con voi. Abbiate pazienza se ve le cito. Dov'è che Gesù insegna cos'è la misericordia? Beh, ci sono tre parabole che voi conoscete bene. Il capitolo 15 inizia proprio così. Siccome, dicevano, il maestro accoglie i peccatori e mangia con loro, ecco la contestazione, coi pubblici peccatori, allora Gesù disse loro: la pecora, la drabba smarrita e poi il figliuol prodigo. Allora, prima cosa del figliuol prodigo. Quella è la parabola che non ci lascia contenti. Diciamo la verità, non ci piace. Io penso a come l'avrebbe raccontata un uomo cristiano credente, un ebreo credente, vi faccio vedere come l'ha raccontata Gesù. Quindi la sapete, il figlio minore vuole l'eredità, insomma va da suo padre e gli dice: papà, io non ho tempo di aspettare che tu muoia, perché se aspetto ancora un po', poi tu mi dai l'eredità che sono vecchio, che me ne faccio? Dammela adesso che ho 20 anni, poi ci penso io. Piglia questa eredità, il padre gliela dà, la dilapida tutto, con prostitute, con gli amici, si degrada fino a vivere coi porci, l'animale che per gli ebrei e i musulmani è il colmo, voi sapete, dell'immondizia. Poi questo qui, una volta che coi porci deve, non ha neanche nessuno, dice il Vangelo, che gli dà una carruba. Bellissimo quel particolare. Nessuno gli dava una carruba da mangiare. Cioè il degrado le doveva mangiare coi porci. Allora a quel punto questo figlio, che è intelligente, ma è un furbastro, non si converte, dice: beh, stare qui e stare a casa, meglio a casa. Beh, torno a casa, chiederò perdono a mio papà e poi gli ordino: mettimi tra i tuoi salariati. Altro che convertito. Parte, va. Il padre, che lo vede da lontano, già questo strano nella parabola, se la parabola fosse davvero vera e si riferisse alle nostre famiglie, state sicure che sarebbe stata scritta così. La madre se ne accorse che era lontano. Padre non aveva tempo a accorgersi. Invece lì, siccome Dio, se ne accorge. Il padre che si accorge gli va incontro. Lo abbraccia. Non gli lascia dire: trattami come i tuoi servi, niente, lo abbraccia, gli mette subito il vestito bianco, gli dà l'anello, i calzari ai piedi e il vitello ingrassato per la grande festa di quell'anno, subito lo fa preparare per un gran banchetto.
Noi come avremmo voluto, secondo il nostro concetto? Sarebbe andata così. La madre avrebbe detto: guarda che sta arrivando nostro figlio. Il padre gli avrebbe risposto: di a tuo figlio di venire dove sono io. E si sarebbe messo seduto in una stanza e il figlio sarebbe arrivato accompagnato dalla madre, che magari gli avrebbe detto: mi raccomando, sii misericordioso. Poi gli avrebbe detto: figlio, hai capito cosa hai fatto? Lo sai che l'hai fatta grossa? Lo sai che hai distrutto tutta l'azienda? Lo sai che tuo fratello ha lavorato in tutto sto tempo a tenere su l'azienda, io e tuo fratello, mentre tu te la spassavi? Adesso sei davvero pentito? Promettimi che non lo farai mai più e che dentro... E poi gli avrebbe detto: comunque per 6 mesi tra i salariati. Questa è la verità. Questa è la verità. Volete pigliare qualcosa vissuto ma che suona una parabola? La donna adultera. Voi sapete che quel foglietto piaceva così poco a noi monaci e ai preti, piaceva così poco, che c'era nel Vangelo ma a noi non ci piaceva. E allora l'abbiamo lasciato lì come un foglio girante. Sappiatelo, perché queste cose fanno bene che voi laici le sappiate. È stato come foglietto girante in cui da un lato la Chiesa non osava dire questo non è Vangelo, ma non osava metterlo nei Vangeli. Tutti gli antichi codici non ce l'hanno. La Chiesa greca d'Oriente ce l'ha dal 1100, per 1100 anni non l'ha mai ritenuto Vangelo. Chiesa cattolica, oggi ortodossa, ma allora cattolica, mai ritenuto. In Occidente, siccome l'aveva commentato Sant'Agostino, era un foglietto che girava ovunque, un po' nel Vangelo di Luca, un po' di qui, un po' di là. Fintanto il Concilio di Trento, 500 anni fa, che ha deciso di metterlo in Giovanni 8 e di dire fa parte del Vangelo. Perché? Perché è un brano che sta qui, è presa in flagrante adulterio, viene apportato, la legge dice che vanno lapidate lui e lei, ma lui non l'ha portato. Sappiate che per voi donne andava già male allora. Lui non l'ha portato, ha portato solo lei. La legge dice l'uno e l'altro saranno lapidati. E poi vogliono vedere Gesù. Se Gesù dice che veramente è misericordioso, si metterà contro la legge di Mosè. E se si mette con la legge di Mosè e dice che va lapidata, allora tutti si accorgono che la sua misericordia sono parole, ma poi quando si arriva ai fatti non ce la fa. E Gesù però riesce a convertire addirittura quegli scribi e farisei, perché non li attacca. Gli dice solo: chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. E a quel punto gli ha creato in loro una specie di esame di coscienza. E il testo dice che a partire dal più vecchio hanno lasciato cadere la pietra. Perché capite, noi vecchi, quando guardiamo indietro, il numero dei peccati è solo più grande di quello dei più giovani. Quindi si inizia così. E poi Gesù gli dice: donna, nessuno ti ha condannato. Nessuno, Signore. Neanch'io ti condanno. Va e non peccare più. Cosa ci attendiamo? Che restato Gesù solo alla donna gli avesse detto: sentite, capitemi dietro le cose che vi dico, non è polemica ma è verità del Vangelo. Gesù gli avrebbe detto: primo, hai coscienza che il peccato che hai fatto è gravissimo? È una rottura dell'alleanza tra Dio e il suo popolo che è significata nel matrimonio? Secondo, tu hai pieno dolore di quel che hai fatto? Terzo, prometti di non farlo mai più? Quarto, ti do come penitenza una piccola pena. E no, non c'è. Ecco perché ci scandalizza.
Perché vedete, nella nostra mente è veramente stata un'educazione ricevuta, di cui non si tratta di dire le colpe. Il Vangelo è capito sempre di più andando avanti. Non dobbiamo, noi capiamo il Vangelo meglio che i padri al terzo secolo o al quarto, questo è certo. Per cui fra 100 anni altri diranno, ma cosa diceva Enzo Bianchi, non capiva il Vangelo, succederà. Perché aveva capito sempre di più? Ma certamente noi cosa abbiamo capito finora? Guardatemi bene la sequenza. Peccato, peccato, pentimento di averlo commesso, a quel punto perdono del peccato. Peccato, castigo. Chi ha capito bene è Dostoevskij. Non a caso ha scritto quel romanzo che tutti abbiamo letto, Delitto e castigo. Ma delitto e castigo è incestato nel mio cuore come nel vostro. Per Dio invece, per Gesù non c'è peccato, pentimento, perdono. Ma c'è peccato, perdono di Dio, il quale causa il pentimento. Questa è la rivoluzione che Gesù ha fatto sulla misericordia. Ed è quello che Papa Francesco continua a dire, forse è quello che è meno amato in lui. Perché questo ci turba. Noi vorremmo che se uno ha peccato prima si penta e una volta che è pentito poi Dio lo perdona. No, no, no. Vi ho detto all'inizio, il perdono, l'amore di Dio non va meritato. Nel cristianesimo non va meritato. Anzi, è proprio l'amore di Dio che causa in noi la penitenza, che causa in noi il pentimento o la conversione. Tutto era già preparato nell'Antico Testamento. Ricordatevi che Geremia, con molta intelligenza, prega, convertimi, Signore, e io mi convertirò. Oppure, a nome di tutto il popolo, voi trovate, convertici, Signore, e noi ci convertiremo. I preti più vecchi che hanno la mia età si ricorderanno, questa invocazione veniva costantemente ripetuta, certo in latino, nell'ufficio delle tenebre del giovedì, venerdì e sabato santo al mattino. Ma è ingiusto. Dove stanno i meriti? Poi adesso che abbiamo una società meritocratica, ci siamo svegliati finalmente, si vuole premiare il merito, e attenzione, per molti aspetti è giusto, perché non è che i fannulloni possano, però c'è gente che non sono fannulloni e che sono di fatto scarti della società, perché sono malati, perché sono handicappati, perché sono poveri, perché hanno avuto storie disgraziate. E lì la meritocrazia dove sta? Dobbiamo dargli a tutti la stessa cosa come il padrone della vigna. Perché se lui non dava a chi ha lavorato solo un'ora come a quello che ha lavorato 8 ore, lui alla sera tornava a casa, lui, sua moglie, la famiglia, aveva fame e non c'era da mangiare. Ecco la misericordia di Dio. Dunque una misericordia, attenzione, che non segue la giustizia del merito, non segue neanche la giustizia, per così dire, punitiva, che vuole una pena o un castigo, ma è una misericordia sempre, che noi non meritiamo, una misericordia preveniente, diceva la teologia medievale, gratia Dei preveniens, è preveniente, viene prima che noi la decidiamo. Ecco, io vi ho abbozzato semplicemente la misericordia e concludo dicendovi, non è una cosa difficile la misericordia, oimè, è una cosa che ci trova impotenti a farla sempre. Perché quando uno si mette a far misericordia, credetemi, lo sapete bene, vive poi in una situazione di dolore, di impotenza, perché vede che tutta la misericordia che riesce a fare è una goccia d'acqua in un mare. Però almeno quella goccia dobbiamo farla.
E cosa significa mettere una goccia nel mare? Significa far misericordia per quanto si può, per quanto si può e per quanto sia. Nella parabola del Samaritano che Gesù dice «Fecit misericordia», ha fatto misericordia il Samaritano. Quel Samaritano che è passato aveva un cavallo, un asino, aveva dell'olio, aveva dell'aceto con lui e aveva dei soldi. E ha potuto caricare quello incappato dei banditi, mettergli con pronto soccorso l'olio, l'aceto, portarlo alla locanda e pagargli fino alla guarigione. Ma io vi racconto la parabola così. Passò anche un altro uomo di là. Era un uomo come quello là che era incappato nelle mani dei ladroni. Non c'aveva soldi, non c'aveva olio e aceto, e non c'aveva neanche un asino per caricarlo. Ma non ha fatto come il sacerdote il Levita, ecco la grande omissione. Ma si è fermato, l'ha visto, non poteva far nulla. Se lo caricava sulle spalle morivano tutti e due nel deserto. E allora gli è stato vicino, gli ha tenuto la mano finché l'altro è morto. Ed è morto mano nella mano. Ha fatto tutto quel che poteva fare. Ha dato tutto quello che aveva da dare, la sua presenza. Ecco, la misericordia si misura così. Ogni giorno noi possiamo farla. E stiamo attenti perché il contrario della misericordia non è la cattiveria. Non è la cattiveria, secondo Gesù. È l'omissione. È l'omissione. Andate maledetti perché non avete fatto questo o quest'altro. Venite benedetti perché avete fatto misericordia. Ah, ah, ah. Grazie dell'ascolto. Amici miei, Enzo Bianchi è grande, profondo, coinvolgente. Io l'ho letto perché da qui ho visto i vostri volti durante la sua relazione. L'ho letto nell'attenzione interessata, emotiva, profonda con cui l'avete seguita. E credo che il fatto che la Chiesa diocesana di Trivento l'abbia portato qui questa sera per tutti noi è stato un dono profondo del Signore, di cui veramente gli siamo grati. Adesso in sala abbiamo la possibilità di confrontarci con Lui per relazionarci a questo modo fortissimo di trasmettere con un'analisi teologica profonda il concetto di misericordia del Signore. Tra di voi c'è il tecnico che passerà con il microfono. Attendiamo un attimo che arrivi e vi basta alzare la mano e mettervi in relazione con Padre Enzo Bianchi. Ringraziamo Luciano che ci fa trovare sempre la sala. Grazie Luciano. Mi sussurra che avete paura di intervenire con me, non dovete aver paura. Sono semplicemente un fratello come voi che cerca anche lui con tanta fatica di capire qualcosa del Signore.
Io sono convinto che non è la paura, è la profonda convinzione di essere d'accordo con lei. E quindi... perché grazie a Dio, insomma, questo discorso succede anche tra noi preti, la giustizia e la misericordia, chi è prima, chi è dopo, se è prima la giustizia, e anche perché a mio avviso abbiamo il concetto di giustizia, quello nostro, molto umano, e molto giustizia, dot, des, eccetera, non siamo... mentre il discorso misericordia e giustizia in Dio, secondo me, sono alla pari, sono quel Dio è giusto perché è misericordioso ed è misericordioso perché è giusto. Come facciamo a dire a Dio sei ingiusto? D'altra parte nella parabola dice perché sei geloso che io sia buono, no? Non so se... e quindi mi sembra, ecco, io penso che anche i miei confratelli sono, e tutti quanti i nostri fratelli che stanno qua a sentire, a confrontarsi con lei, non hanno paura, ma sono pienamente convinto che sono loro altrettanto convinti di questo grande dono della misericordia di Dio in Gesù Cristo. Grazie. Molte grazie, sono Don Bruno San Marco. Abbiamo pazienza di parlare un po' forte perché, data la mia venerabile età, da 6 mesi sono un po' sordo. Forse il microfono è spento. Ecco, adesso forse mi sente. Volevo dire, la ringrazio innanzitutto per la sua fantastica presentazione. Però mi è sfuggito, le è sfuggito un particolare, non ci ha finito di raccontare la parabola del figlio prodigo. La parabola del figlio prodigo? Sì. Non ha terminato di raccontarci la parabola del figlio prodigo, se può sì. Continuare. Ha ragione, la parabola del figlio prodigo ci insegna un'altra cosa, in più che non ho detto perché volevo darvi sempre... semplicemente la segnalazione di quante volte nel Vangelo. Ed è significativo che quella parabola non si concluda, perché quando sarebbe conclusa e il padre volle il banchetto, invece c'è l'altro figlio e sembra che si apra un'altra parabola, il figlio che ha a lavorare. Il classico figlio che i padri che sono qui vorrebbero avere, bravo, guarda caso, era a lavorare. Neanche quando torna suo fratello era a lavorare, bravissimo, nella campagna. Torna, sente il rumore della festa e il servo gli dice è tornato tuo fratello e tuo papà sta facendo festa. E vedete la giustizia anche qui umana che noi portiamo dentro, dice cosa? Questo mi ha lasciato solo, se n'è andato, ha dilapidato il patrimonio, adesso torna a casa e il padre fa la festa. No, io non entro, sto qui. E il povero padre che era andato incontro il figlio ripete la stessa cosa, esce di nuovo di casa verso il figlio cosiddetto buono, quelli che pensano che il figlio è buono, e svela che i due figli erano tutti e due uguali. Perché quando gli dice guarda che tuo fratello è arrivato, l'altro significativamente il figlio gli dice tuo figlio, solito gioco, è come papà e mamma in casa quando litigano a causa dei figli, tuo figlio, no, nostro figlio. Ma invece succede tuo figlio, è la maniera più cattiva che abbiamo dentro nel quotidiano, addirittura tra marito e moglie, che quando ci accendiamo e ci sono di mezzo i figli, la prima cosa, tuo figlio, no, nostro figlio in ogni caso, anche se magari in quel momento a uno dei due dà particolare problema, ma il fratello non è, gli dice tuo figlio, no, tuo fratello, e poi non vuole entrare. E gli dice, ah, io sono stato in casa,
ho sempre eseguito i tuoi ordini, il figlio per bene, sempre lavorato. Tu non mi hai mai dato un capretto per far festa per i suoi nemici. In quel momento credo che il padre sia restato più addolorato che non del primo figlio che se n'è andato. Perché è restato più addolorato? Perché ha capito che quel figlio era stato a casa come un servo e mai come un figlio in casa. E quindi era vissuto da schiavo, aveva mai conosciuto il cuore del padre. E guardate che questo avviene, noi la parabola ci fermiamo sempre su quello perché sembra un teleromanzo, le prostitute, gli amici. Ma noi non ci rendiamo conto che i peccati gravi li fanno anche quelli che sono così bravi e ordinati, perché questo ha avuto il peccato di non conoscere mai il cuore del padre. Lui è vissuto in casa come uno schiavo, ha sempre detto sì, ha sempre obbedito al padre, ma non con amore e libertà, ma da schiavo. Quindi è uguale come il primo figlio, non è meglio, non è peggio, né l'uno né l'altro hanno conosciuto davvero il cuore del padre. Però tutto questo è per noi. Chi ha capito bene questa parabola? È il quarto Vangelo, Giovanni. State attenti perché non è immediato quello che vi dico, ma poi lo verificherete a casa, al capitolo 8. A un certo punto Gesù dice: chi è figlio resta sempre nella casa, chi è schiavo se ne va. La frase è un po' criptica come nel quarto Vangelo, perché è un livello non facile, ma è esattamente il commento alla parabola. Chi è figlio sta nella casa e ne dispone. Chi non si sente figlio ma come schiavo fa come il primo, che se ne va. Ma può anche fare come il secondo figlio, che resta nella casa da schiavo. Mi permetto di fare un'applicazione che i laici perdoneranno, ma l'applicheranno ai laici. Questo riguarda soprattutto il vescovo e i preti. Credo che nella loro vicenda hanno avuto a un certo punto qualcuno che ha lasciato l'ordine, a un certo punto se n'è andato. Allora non sono qui a giudicare questo o pigliarmela con chi ha lasciato il ministero. Però la vera domanda che dobbiamo farci è questa: ma queste persone che hanno lasciato sovente il ministero hanno trovato nella Chiesa davvero un luogo di cui hanno conosciuto il cuore paterno-materno vivendo da figli, o tutta la vita precedente che hanno vissuto era da schiavo, dove hanno fatto solo le cose per la legge, non per la libertà? Io a volte vedo delle vocazioni che proprio perché non vivono di libertà e di amore, sono semplicemente per me delle bombe orologeria. Bisogna dare il tempo, dico, che si svegliano, poi se ne andranno. E quando se ne vanno, sapete qual è il mio commento? Beh, in fondo un po' di promozione umana l'abbiamo fatto. Succede così. Per cui chi sta in casa bisogna che stia nella libertà. Se uno vive le cose come legge di Dio e non è libero e non fa le cose per amore, state tranquilli che prima o poi se ne va. E io dico, in quel caso lì, lo applico ai monaci, meglio un uomo vivo fuori che un monaco morto dentro. Ma si può dire di tanti preti, meglio un uomo fuori che un prete morto dentro. Però vedete, la morte ce la diamo noi se non siamo capaci a vivere le cose con amore e libertà. Perché mi capiate fino in fondo, aggiungo una cosa. Non so se avete mai notato i canoni, le preghiere eucaristiche di tutte le chiese. Sono molto diverse.
Se c'è una cosa negli antichi canoni che si ripete e che ha ripreso i canoni del post-concilio è l'istituzione, ma non tanto le parole che addirittura cambiano sul pane e sul calice. Ma voi, al di là della traduzione che avete della CEI, la sera della sua passione, liberamente stese le braccia, per amore del padre e dei fratelli diede se stesso, offrì se stesso. Voi lo trovate in tutte le anafore, perché se voi volete uccidere tutta la vicenda di Gesù, togliete che lui l'ha fatta nell'amore e in libertà. Se voi cominciate a dire l'ha fatta come destino, perché il padre voleva da lui che finisse in croce, voi non solo fate del padre un'immagine perversa che da quel punto create un ateo, non un cristiano, ma soprattutto togliete la libertà a Gesù. Gesù ha offerto la sua vita liberamente per amore. Queste due parole devono essere ripetute a ogni cristiano. Tu devi semplicemente seguire il Vangelo liberamente per amore. Se tu non lo fai liberamente per amore, se fosse possibile direi oggi, ritarda il battesimo come si faceva nei primi secoli, che piuttosto uno faceva il battesimo prima di morire, lo ritardava perché dice non lo faccio per amore liberamente questo, e aspettava, meglio così che ricevere il battesimo per fare le cose sotto il giogo della legge, ho paura a far questo, poi il giorno che ti svegli non hai più paura. Addio al Vangelo, addio alla Chiesa, addio a tutti. Quindi l'importante è la libertà e l'amore con cui si fanno le cose. E alla fin fine il fratello che è stato a casa non era libero, non era capace. Se la casa era sua, pigliava un capretto se lo mangiava lui con gli amici. D'altronde l'esperienza vostra nelle case, permettetemi di dire, ve lo dice uno che è vecchio, che è un monaco e riceve tanti giovani. E a volte tra i giovani che vogliono vita monastica o che vogliono vita religiosa, e succedeva anche col seminario, ci sono alcuni che vogliono semplicemente andare via di casa, perché la casa era una prigione. Ma quando uno è stato in una casa come una prigione e arriva a 20 anni, 22, 23 o 30, l'età massima con cui pigliamo qualcuno noi in comunità, vuole poi costruirsi la prigione anche dov'è. E allora il superiore, il vescovo, diventa quello che gli ha tolto la libertà come a casa. No, prima impara la libertà a fare le cose per amore, poi vieni. Altrimenti noi non facciamo un prete o un monaco in più, non un candidato alla santità in più, ma un miserabile in più. E nella vita ce ne sono già troppi. Ancora qualche domanda? Prego. Buonasera, mi chiamo Maria Clementina Forte e sono insegnante di scuola primaria. Volevo chiederle un consiglio come insegnante e come mamma. Io trovo molto, molto bella l'idea della misericordia di Dio gratuita, dell'amore di Dio non meritato. Però io personalmente, anche se ringrazio Dio della formazione cristiana che ho ricevuto in famiglia e in parrocchia, però devo dire che fino all'età di 25 anni, forse oltre, non avevo capito che Dio era amore. Io avevo l'idea di un Dio che andava pregato perché mi aiutasse negli studi, nella vita, un Dio da ringraziare, eccetera, eccetera. E forse non volendo ho inculcato questa idea di Dio, non lo so, anche a mio figlio. È vero che anche i miei alunni a scuola, o perché gliel'ho inculcato io, o perché gliel'hanno inculcata a loro volta i genitori, i nonni, i preti, i catechisti, non lo so, ma hanno un po' tutti l'idea che se non faccio questo Gesù non mi vuole bene. Proprio alcune mattine fa dicevano a una bambina, chiamo Maria, Maria, se tu fai sempre così, se gridi nelle orecchie dei compagni, lo sai che poi
poi quando muori vai all'inferno perché Gesù non ti vuole bene. Allora dicevo, come possiamo intervenire noi come, ripeto, come educatori, io come mamma, per far capire a mio figlio che lui ha la misericordia di Dio, che c'è il passaggio peccato, perdono, non peccato, pentimento, perdono. Tra l'altro lui deve ricevere la prima comunione adesso a giugno, e secondo me lui ha l'idea del peccato, pentimento, perdono. Come faccio a fargli capire questa cosa che è preziosa, insomma? Grazie. Signora, lei ha, la capisco, perché noi non siamo estranei a quello che lei ha detto, per due motivi. Prima di tutto perché forse in una incomprensione del Vangelo, soprattutto negli ultimi secoli, era, direi, assodato nella Chiesa questo discorso. Quindi dire a qualcuno, attenzione, Dio ti castiga, sta attento a quel che fai, Dio non ti vuol bene, oppure attenzione, guarda che se tu fai così Dio non ti protegge. Sembrava, c'era un errore di fondo, sembrava che così si incuteva quello che la Bibbia chiama il timore del Signore come principio della sapienza. Però bisognava capire che il timore del Signore non è la paura del Signore. Timore del Signore, questa espressione dell'Antico Testamento che sta in un salmo, tutti lo ricorderanno, Initium Sapientiae Timor Domini, si cantava addirittura nei vespri della domenica. Il timore del Signore è il senso della presenza del Signore, che è un'altra cosa. Ma anche questa può finire male. Quando ero piccolo, adesso sorridiamo anche un po', perché altrimenti rischio di essere troppo serio dopo tanto che mi ascoltate. Quando ero piccolo, negli ambienti parrocchiali, io una piccolo paesino di 700 abitanti contadini, quindi l'asilo delle suore, c'era un triangolo con l'occhio di Dio dappertutto, perfino nel gabinetto, nelle docce. Dio ti vede con questo triangolo. Io mi ricordo che a un certo punto io avevo la fortuna di avere una mamma cattolicissima, ma è morta che io avevo 8 anni, lei 30, per cui mio padre invece neppure cristiano, ateo, mangia preti, ma amicissimo col parroco. Era l'unico con cui il parroco ogni tanto andava in giro a cena o a fare i merendini, però lui per la carità. E mio padre mi diceva sempre, in maniera molto da ridere, allora sei andato a trovare il Dio spione? E perché papà? Ma non lo vedi in quel triangolo? È sempre lì che ti spia, fatti più furbo, mi diceva. E mi ricordo un giorno, lui era comunista molto, molto, molto duro, mi diceva un giorno, ma senti, se tu fai del male, io che sono tuo papà, beh, ti rimprovero, tutto al più ti picchio, ma non ti ucciderei mai. Permettetemi che vi dica così, perché sono esperienza. Dice, tu continui ad andare dai preti dove ti insegnano che se fai una cosa che loro dicono peccati e che per me non lo è neanche, e muori subito perché ci insegnavano così allora, tu vai all'inferno per l'eternità. Mi diceva, peggio di Hitler, perché la Auschwitz durava finché morivano qualche mese. I preti hanno inventato l'inferno che dura per l'eternità. Tu sarai sempre là a bruciare per un peccato perché sei morto 10 minuti dopo. Era quel che ci insegnavano, vero? Era quel che ci insegnavano, con buona intenzione. Però Paolo VI disse un giorno, abbiamo creato più noi con certe visioni di Dio gli atei che non il marxismo-leninismo. E aveva ragione. Perché vedete, se noi poi non liberiamo questa immagine
dalla cattiveria, dal castigo, dal Dio spione, noi creiamo gli atei. Io non capivo quando ero a casa, perché in un piccolo paese, ma quando sono andato all'università e ho imparato, perché a Torino era così, ci insegnavano il marxismo all'università, e che ho scoperto che Engels diceva: quando un uomo fa l'esperienza che suo papà è migliore di Dio, allora nasce un ateo. Ho detto: ma mio papà non aveva mai letto filosofia, ma aveva tirato le somme come Engels. Ricordi, se insegniamo a uno che Dio è peggiore di un padre umano, noi creiamo un ateo. Perché o Dio è un padre migliore di quelli che abbiamo e che abbiamo fatto l'esperienza, o allora è meglio non conoscerlo. Allora noi dobbiamo stare attenti soprattutto con i piccoli. Due cose. La prima è davvero non dargli troppo una misericordia meritocratica, che va meritata. Stiamo attenti. Perché quando il bambino cresce, vedete, anche se lui da piccolo non ha la capacità da reagire, ma le cose dette ai bambini, i bambini hanno una capacità di sedimentazione che non hanno la facoltà di interagire o di ribattere, ma le tengono dentro come qualcosa profondo che però li modella, li plasma. Un po' come il lievito nella pasta. Non si vede, ma la fa gonfiare. E al tempo opportuno il bambino dirà: ma se Dio è così, non vale la pena seguirlo. E a quel punto lì, proprio per la crescita che lui vuol fare nella libertà, sarà obbligato a rifiutare Dio. Noi oggi ancora ai bambini diamo troppo il senso del merito. Anche volendoli primi in classe, studia perché sei il primo, studia perché poi riesci bene nella vita. Noi dovremmo, accanto a questo, dirgli: studia perché così diventi un uomo. Guarda che se studi nella vita avrai in più una marcia, perché saprai leggere le situazioni, sarai più forte in mezzo agli altri, non vincerai e così via. Allora, è un'educazione che dobbiamo modellare innanzitutto come cammino d'umanizzazione che umanizzi, ma poi stare attenti nella fede, perché oggi i mass media, le cose, che sono voci che i ragazzi sentono più di lei, perché tra tutto quello che loro leggono su internet, con musica, con colori, lei quando parla, per brava che sia, non ha né musica né colori, quindi sono più facili di distrarsi da lei di quello che vedono. I messaggi li pigliano dai mass media. E allora, se loro trovano che quei messaggi sono più liberanti per la loro crescita rispetto al messaggio che gli dà la mamma o gli dà la struttura parrocchia o chiesa, loro prima o poi se ne vanno. E se ne vanno in maniera indolore ormai, perché non è più come la mia generazione che se ne andava contestando la chiesa. Oggi non c'è neanche più il gusto di contestarla. Vedete che la Chiesa non è più contestata. A un certo punto diventa indifferente. Allora bisogna imparare a fargli vedere di Dio proprio questa fedeltà continua, questo fatto che Lui ci perdona sempre, senza per questo dire tutto è uguale, cioè il rischio sempre, più le cose sono intelligenti, voi lo sapete, più rischiano di essere smerciate banalmente. Non è allora che le cose non siano serie, che i peccati non siano seri, ma non finire per fare una mercificazione della grazia, come alcune volte abbiamo fatto. Abbiamo addirittura tariffata, ma vabbè, questo lo dimentichiamo. Ma ricordiamoci che Dio è là, poi ognuno guardi se stesso. Perché l'altra parabola del debitore cui il padrone ha perdonato un grande debito e lui piglia per il collo l'altro che gli doveva 10 denari, ma è la parabola che riguarda noi.
Ognuno di noi sa quel che Dio ci perdoni ogni sera. Ogni sera, basta che ogni sera, prima di andare a dormire, si faccia, non vi piace l'espressione, non chiamiamolo più esame di coscienza, che di nuovo ha l'aspetto di qualcosa che si fa con il Dio spione, ma che uno guardi e dire: io oggi cosa ho portato di buono nell'incontro con gli altri? Quando ho incontrato gli altri, lei, lui, o se adesso esco e faccio un pezzo di strada del Trivento, un altro. Dopo che ho parlato con loro, avevano più fiducia nella vita? Erano più capaci di speranza? Hanno avuto possibilità di trovare un pochettino, un frammento di amore? Ce n'è d'avanzo. La mia giornata è salva. Ma se io non posso dire questo, è una giornata invano. Se io facessi la sera il mio bilancio e dicessi: oh, ho fatto 3 conferenze, oh, hai scritto 3 libri, povero cretino che sono. Ma davvero, credetemi, povero cretino. Non ve li dico umiltà, povero cretino. La mia vita conta da chi incontro realmente, occhio contro occhio, mano nella mano, carne nella carne. Io non credo a una misericordia che non è carne nella carne. A me bruciano tutte le volte le labbra ogni volta che parlo delle opere di misericordia, perché alcune, guardate, in carcere ho fatto altre opere di misericordia, ho seguito nel tempo, per anni, dall'85 al 98, andavo settimanalmente in ospedale a seguire dei malati di AIDS. Adesso vado in carcere. Perché vado in carcere? Perché voglio almeno avere un contatto reale, non predicare: ero in carcere, siete venuti a trovarmi. Perché devo predicare se non lo faccio? Poi vi dicevo l'impotenza di dire: ma intanto per tanta misericordia è un goccio d'acqua, perché se vado in carcere non vado a trovare i malati. Cioè, alla fin fine il mondo è grande, però alla fine della sera imparare i bambini a dire: l'incontro con gli altri gli ha dato un po' più di fiducia nella vita. Ma deve essere degli incontri, capito, non virtuali, perché noi ormai abbiamo tutta una carità virtuale, voi lo sapete, ormai siamo la perversione della carità, perché noi facciamo la carità con chi è lontano. Questa è la perversione della carità cristiana, è una vergogna. Questi messaggini con 5 euro qui e là, e crediamo che è carità. Facciamo la carità incontrando qualcuno. Io mi permetto di dire, proprio perché non conosco la vostra diocesi, quando sento che per Natale la parrocchia fa la cena dei poveri in chiesa, mi arrabbio. Dico: è una vergogna. Lo scorso anno gliel'ho detto in una parrocchia, il parroco mi ha detto: cosa dobbiamo fare? Fa una cosa, tu invita le persone della parrocchia a dire, in occasione del Natale, o prima o dopo, non è il caso, lo stesso giorno, invitate uno a cena in casa. Invitate uno straniero, invitate un vecchio solo. Perché noi ormai con questa carità demandata, il prossimo è sempre più lontano. Amiamo mandare 5 lire in Africa purché sia lontano, ma se viene sulla nostra porta, no, No, la carità, ripeto, carne nella carne. Se io non le do la mano e non le so dare un bacio, non creda se le dico: lei è simpatica e lei mi piace ed è bella. Non ci creda. Mi creda quando le darò la mano e la stringo, allora sì, perché o queste cose si vivono col corpo, fare la carità, fare la misericordia, o sono sentimenti poetici di questa spiritualità. Vedete, adesso ci sono due manie. Invece di Dio, sapete cosa si dice? Energia. Energia. L'altro giorno, ve lo conto perché è troppo bello, a un certo punto ero in un posto, perché sono andato a fare una conferenza vicino a Savona, e poi prima della conferenza, arrivato prima,
ho fatto un pezzo di lungomare e mi sono fermato dove c'è un grande scoglio. Già tutto un signore e una signora mi fermano e mi dice: si è fermato perché anche lei sente che qui c'è un'energia. Poi abbiamo parlato un po', cioè ormai più nessuno parla di Dio, tutti parlano di energia. C'è energia, si sente energia. Arrivano a parlare degli angeli, gli angeli ci vanno, ma non di Dio. L'altra cosa, tutti parlano di carità, ma purché sia virtuale, con i messaggini, lontano. No, se vogliamo essere cristiani è qualcosa di concreto, vissuto col corpo. Fuori del corpo noi non esistiamo. Un'ultima domanda. Don Cesario, è la prima, un confessore tempo fa mi diceva che a un giovane aveva dato come penitenza di scorrere i titoli del Vangelo. Quando era ritornato poi alla successiva, dette, ho fatto, padre, dice, adesso te ne do un'altra, a te ancora. Dice, no, mi devi dire solamente se hai trovato qualche pagina in cui Gesù chiede a chi incontra che peccato hai fatto, cosa hai commesso, per dire che tiene conto della persona, non del peccato oggetto. Poi, secondo, noi siamo abituati all'espressione, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, però Giovanni Battista, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, c'è qualche differenza? È più giusto il peccato o i peccati? E terzo, riguardo al giubileo della misericordia, quello che diceva di fare carità, fare misericordia, non c'è il rischio di dare più importanza al passaggio della porta santa, del pellegrinaggio, del numero e non delle opere di misericordia su cui anche Papa Francesco pare che insiste anche notevolmente. Vabbè. Grazie. La prima che non ho sentito bene. Allora, vuol ripetere cortesemente la prima domanda? Sono io che sono sordo, non è lei. La prima. Sì, la prima è un confessore, un giovane che era andato a confessarsi, discorrere i titoli del Vangelo. Poi, quando era ritornato, ha detto, adesso te ne do un'altra, mi devi dire se hai trovato qualche volta in cui Gesù, incontrando i peccatori, dice che peccato hai commesso? Non ha chiesto mai il peccato. Faccio molto breve anche perché mi danno segno che dobbiamo partire. La prima cosa, stiamo attenti. Il peccato è una parola che va ricordata, è essenziale al cristianesimo, perché è una parola che ci dice la coscienza che noi facciamo il male e non solo il bene. Non parlare di peccati significa non stare più nella realtà umana che il cristianesimo vuole in qualche misura aiutare e salvare. Quindi questa parola bisogna continuare a usarla, anche se oggi non se ne vuol più sentire. È una reazione forse a prima che tutto era peccato e a una scrupolosità. Questo è vero, io capisco la reazione, però sapete, si dice anche da voi, credo, non buttiamo il bambino con l'acqua sporca. Noi, togliendo il peccato, rischiamo di far franare, non dico il cristianesimo, ma far franare l'umanesimo, perché nell'umanesimo c'è la consapevolezza che l'uomo purtroppo fa il male. Il male c'è, la storia lo registra, il linguaggio teologico si chiama peccato. Seconda cosa, è vero che Gesù, quando incontrava una persona, prima guardava la sofferenza della persona
e poi eventualmente il peccato. Ed è vero che molti invece che vogliono fare le cose come Gesù sono degli spioni che prima vedono il peccato e non riescono a vedere la sofferenza delle persone. Quindi questo dobbiamo stare attenti, soprattutto noi monaci e preti, non avere quest'occhio da spione. Io me ne accorgo più volte, quante volte ad una persona la prima cosa mi si dice i suoi peccati. No, 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 perché anche dove c'è un peccato c'è la storia di una sofferenza. Nessuno di noi pecca senza che ci sia una sofferenza di mezzo. Ricordatevi, anche nel caso del Vangelo l'adultera, bene, ha fatto un peccato grave, ma perché è arrivata a quel peccato? La solitudine, eventualmente un marito che comunque non gli dava tutto quello che aveva bisogno? Ogni volta che c'è il peccato dobbiamo anche chiederci perché uno è arrivato lì. Quindi non è la prima cosa. Gesù prima cosa vedeva la sofferenza, poi il peccato. Non capovolgiamo la cosa, noi vedere il peccato e non vedere la sofferenza. È molto facile. Terza cosa, l'espressione è, attenzione, più che toglie, l'espressione vera è che copre o porta. Quella è già una conseguenza. L'agnello porta o copre i peccati del mondo. Quindi una delle maniere di far misericordia di Dio, ve l'ho detto stasera, ho vergogna di quel poco che ho potuto dirvi, ma sappiate che uno dei verbi più importanti nell'Antico Testamento per fare misericordia è il verbo coprire. Vi ricordo solo una cosa, che la prima cosa che Dio ha fatto verso di noi è che ci ha coperti con delle pelli. Avete presente in Genesi, è racconto mitico, l'uomo e la donna si accorgono di essere nudi, cioè hanno vergogna del peccato fatto. Dio gli fa subito dei vestiti con pelle di animale per toglier loro la vergogna. Si può dire che la prima opera di misericordia corporale l'ha fatta Dio. Vestire gli ignudi, toglier loro la vergogna a livello di opera di misericordia spirituale. Quindi copre o porta i peccati del mondo in ebraico. Di conseguenza portandoli come il capro espiatorio li toglie. Dire peccati o dire peccato in realtà non ha molta importanza. È vero che l'espressione è peccato, ma il termine peccato in greco porta a volte la traduzione dell'ebraico peccati, atta in ebraico, amartia in greco, al plurale o al singolare. Se io dico i peccati, significa che indico tutte le azioni di fare il male. Se dico il peccato, dico solo il fare il male. Non cambia molto. Questo è quello che mi sento di dirle. Grazie di avermi dato possibilità anche di far ricorso a questa misericordia di Dio che copre i peccati. Ricordatevi, se potete, quando sapete che qualcuno ha peccato, ricordatevi che la prima cosa è coprirlo, non andare a dire il peccato che ha fatto. I preti e i vescovi soprattutto, state attenti a coprire e non lasciatevi pigliare neanche da slogan troppo forti. Prima di tutto si copre la colpa dell'altro, perché è inutile dirlo, io lo perdono, ma se si dice agli altri la colpa di uno, lo si è rovinato, è poi facile perdonarlo. Uno prima copra, taccia alcune volte, soprattutto un prete nella sua comunità, al di là della confessione o no, o come chi me presiede una comunità, molte volte vede i peccati, deve tacere, perché coprire il peccato di uno è il primo invito a dire a costui cambia. Io non scopro neanche il tuo peccato verso gli altri. Quindi c'è anche questo nella misericordia.
Poi per la porta santa e quel che dicevo prima, voglio misericordia, non sacrificio, liturgia. Sapete, passare sotto una porta o è un segno con cui io, con quel gesto, dico davvero cercherò di essere misericordioso, ma se uno anche passa la porta soltanto pensando Dio sarà misericordioso per me e non pensa di essere misericordioso degli altri, passi tutte le porte, i corridoi, serve proprio a nulla.